Parlano bene della signora Maharet. È vero. Cerco il mastro birraio, Arkuf. Non ho tempo. Parla con uno dei miei sorveglianti, se devi. Mi hai frainteso. Sono un Mejai. Mi manda Apollo d'Oro. Ah, Apollo d'Oro, certo. Sono qui per lo scarabeo, l'ombra che oscura Sais. Shh, zitto. Non dire quel nome ad alta voce. Apollo d'Oro sa che la gente soffre. Molti si affidano a me, vista la mia posizione. I commerci sono strozzati, i soldati imperversano e il peso delle tasse di Tolomeo ci toglie il fiato. Vieni con me. Meglio parlare con un tetto sopra la testa. Circolano storie terribili sullo scarabeo. Apollo d'Oro te l'avrà detto. Storie di mutilazioni, sparizioni, gente seppellita nel deserto e lasciata lì a morire. Un destino tremendo, intrappolato nella sabbia, testa e corpo schiacciati da un sole spietato, in attesa solo di conoscere la Duat. Ma questi sono solo racconti. C'è veramente del marcio a Sais, ma dello scarabeo nessuna traccia, e se esiste non è saggio parlare di lui. Le indagini degli uomini di Arkuf, i problemi della gente. Sais non è diversa da Siwa. L'ultimo che ha osato chiedere dello scarabeo è stato picchiato e gli hanno mozzato la lingua. E chi è? Il vecchio Gupa, suocero dell'uomo più potente di tutta la zona, Taharqa. Quel bimbo, Kawab, è suo nipote. Ehi, stanco di vincere? Sto cercando tuo nonno. Sai dove è andato? No, era andato all'accampamento di Pirro, ma starà tornando a casa. Lo cercherò lungo la strada. Sono Semu Eneten. Semu Eneten. Sono Ehi, resta dove sei. Cosa? Hai fatto male a venire qui. Ammazzare!
qua. Posso colpire? Ehi, cosa? Muori, verme. Gupa, ti libero io. Credo che ce la farai. Lo scarabeo ti ha preso la lingua, ma ci aiuteremo a vicenda. Arkuf mi ha detto che sta indagando sullo scarabeo. Aiutami e farò in modo di ucciderlo. Ferito, stanco e assetato. I soldati hanno usato la mano pesante, ma se la caverà. Dov'è tuo padre, Kawab? Devo parlargli. Mio padre è via. Segue un grosso lavoro. Mamma, il nonno è ferito. Lo hanno scambiato di nuovo per un mendicante. Padre, che hai fatto questa volta? Stava cercando lo scarabeo. Forse può aiutarmi. In cambio, io posso proteggervi. Lo scarabeo non esiste, lo sanno tutti. Vuole che tu li legga. Lo scarabeo sta convocando dei guerrieri alla città di Letopoli. Per gli dèi, è dove si trova mio marito. La città è ingoiata dal deserto. È il destino di papà ricostruirla. Noi lo raggiungeremo presto, vero mamma? Sì. Mio marito Tark si trova laggiù da mesi. Lui potrà aiutarti. Conosce tutti lì. Se lo vedi, puoi dirgli che mi manca davvero tantissimo? Lo farò di certo, Kawab. Sei tu, Bayek, vero? Il mio padrone vuole che tu abbia questa lettera. È urgente. Il tuo padrone? Lo conosco. Il suo nome è Otis. Non lo conosci. È tutto nella lettera. Troverà mai pace, Siwa. Andrò all'accampamento di Saragina per scoprire quanto c'è di vero in questo.